fece un errore, penso che ho dimenticato. Immaginate che ci sia una carica qua e lui crea in questo punto un campo elettrico che se ne va in questa direzione. Abbiamo capito questo. E la, il suo dirimpettaio crea un campo elettrico dello stesso modo in questa direzione. Perché dello stesso modo? Perché la distanza è uguale. Quindi il campo risultante è la somma di questi due ed è in questa direzione. Però dovete vedere che la componente trasversale è quella che si cancella e invece si sta sommando. Certo, questo rumore qua mi sta infastidendo, però devo tenere duro. Allora io devo fare, c'è un pezzo che ho dimenticato, devo prendere questa, questo campo elettrico e prendere solo questa parte qui. Quindi devo guardare questo angolo e prendere solo questa parte qui. E quindi questo è cos'è? Il coseno. Che fare? Sono anche abbastanza. Una curiosità, come siete messi domani? Anche domani? Vabbè, nessuno oggi, cioè domani stanno facendo altro. Silenzio, non fate rumore voi. Allora, forse è il caso di pulire il disegno che è troppo congestionato. C'è molto rumore sia qua che là che anche fuori. Voglio che meditiate su questo esercizio, non poco. Allora immaginate che questo punto qua, quindi avete questo pezzo di carica qui che creerà un campo elettrico in questa direzione, questo pezzo di carica di ripetaia che crea una carica, un campo elettrico in questa direzione. Questi due modi, queste due frecce hanno lo stesso modo e quindi è evidente che la loro, io potrei scomporli. Questa freccia la potrei scomporre in una parte, diciamo, perpendicolare all'asse e una parte lungo l'asse. Lo stesso dicasi dell'altro, quindi una componente lungo l'asse e una componente trasversale all'asse. È chiaro che questo e questo si compensano
invece questi due si sommano a rinforzarsi per dare quindi la risultante che, se io disegnassi bene, dovrebbe essere qui. Quindi la risultante è la somma di questi due, che sono ovviamente uguali, quindi è due volte l'uno di questi. Allora, se questa è la distanza, il raggio di questo benedetto anello è R, abbiamo messo x uguale a 0 qua, e quindi questa la chiamiamo la distanza x. Questa distanza è R quadro più x quadro, e quindi questa freccia qui, per intenderci, cos'è? Questa freccia qui ha, se io scrivo il modulo di questa freccia, questo signore qui, il modulo di questo è la costante elettrica, che è 1 su 4 pi greco epsilon 0, per la carica che chiamiamo dq, la piccola carica dq che è qua su, che fa anche rima, diviso la distanza al quadrato, quindi evidentemente è questa. Questo è il modulo di questo signore qui. Qual è il modulo di questo? Che è quello che in realtà ci interessa. Quindi questo pezzo qui è questo per il è il modulo di questo per il coseno di quell'angolo. Quindi il coseno di quell'angolo, ovvero il coseno di questo, cos'è? Allora è x fratto questa roba qua, quindi farei il coseno di teta, e quindi questo è costante elettrica, la dq diviso ovviamente r quadro più x quadro, per il coseno, che cosa ho detto che è x diviso tutta la distanza, è così, però ne ho due, quindi il campo elettrico creato da i due, come si scrive di rimpetai? Di rimpetai, così? Quindi questo è dq e questo è l'altro dq, quindi questa carica qua e questa carica qua, che torcicollo che ho, terribile. Ok? Quindi ho due volte il contributo. Chiaramente io posso, qua questo è R qua, è l'errore di stampa, c'è qualcuno che memorizza, che faccio un culo con la capanna. E questo è x dq diviso R quadro più x quadro. Alla, vedete, questo posso scriverlo alla 2, all'esponente, no, alla 1, e questo alla 1,5, quindi questo alla 3,5, d'accordo? Va bene? Poi io devo integrare, quindi qua dovete immaginare che sto facendo così, quindi sto sommando, dove questo, in questo disegno R era la distanza tra l'elemento, tra la sorgente e il punto matematico, e qua in realtà c'ho il coseno, cioè questa è la componente del campo elettrico che mi serve per questo esercizio, d'accordo? Quindi io devo integrare adesso, ho già fatto questi due qui e integro, quindi il campo elettrico c'è, il 2 mi sono dimenticato, beh, ovviamente ho dimenticato anche la costante elettrica, e 2 questo qui dovete pensare che è una carica moltiplicato per 2 perché c'è il bidimensionale, d'accordo? Quando integro su tutto l'anello, questo mi darà la carica totale, costante elettrica, la carica totale, faccio la x, perché dovete pensare che questo è l'anello visto in faccia, o questa carica è il suo posto, poi sommo questo è il suo posto, poi sommo questo è il suo posto, eccetera, sto continuando a esaurire finché non esaurisco la carica complessiva,
d'accordo. Quindi c'è la carica totale, 2 non c'è, pensateci un attimo. Quindi quello dovrebbe essere, se non ho sbagliato il conto, perché lo sto improvvisando adesso, il campo elettrico in questo punto qui. La parte che ovviamente compete a noi, che la compone, la forza è in questa direzione, e qual è la sua dipendenza da x è questa. Allora, scrivetela così, che è più appariscente, più fico. Quindi il campo elettrico, salute, è uguale a K e a x q per r al quadrato, x al quadrato alla meno 3 mezzi. Anzi, prima di fare questo, continuiamo, perché voglio fare l'approssimazione e mi sono aspettato un passaggio. Voglio adesso imporre l'approssimazione che x sia molto minore di r. Per far questo voglio predisporre la formula, voglio manipolarla in maniera che mi è facile capire cosa sta succedendo. Allora, io posso fare, intanto ho questo che è alla 3 mezzi, e scrivo r quadro più x quadro, d'accordo, però voglio mettere dentro la parentesi quadra, che verrà tutto elevato a 3 mezzi, voglio mettere in evidenza r quadro, quindi faccio così, metto r quadro 1 più x quadro diviso r quadro, d'accordo? C'è qualcosa che non mi sta convincendo, non voglio andare avanti troppo e trovarmi un errore, quindi tra qualche secondo mi fermo un attimo per controllare i miei appunti, non vorrei fare un errore. Allora, finora non ho fatto niente di particolare, quindi ho k e x q, porto fuori questo r quadro, quindi avrei un r cubo, giusto? E poi mi rimane questa roba qua, che è 1 più x quadro r quadro alla 3 mezzi sotto. Mi sta innervosendo questo r cubo, quello che mi sta, non mi piace, dovrò guardare avanti. Andiamo avanti a vedere dove mi porta. Adesso io voglio, per ora non ho ancora fatto uso della approssimazione, ho semplicemente manipolato la formula, però l'ho predisposto in maniera da usare questa formula. Quindi ad usare questa approssimazione, quando x è molto minore di r, allora questa parte qua, per ora lo scrivo così, in maniera ancora, non ho ancora fatto l'approssimazione, ma lo sto per predisporre, non l'ho finito il passaggio, diviso r cubo, d'accordo, e scrivo questo come 1 più x quadro diviso r quadro alla meno 3 mezzi, ok? Adesso voglio usare questa approssimazione e sostengo questo, che 1 più x quadro diviso r quadro alla meno 3 mezzi, potrei espandere in una serie e sostengo che se io mi fermo nei primi due termini della serie, ho 1 meno 3 mezzi x al quadrato diviso r al quadrato. Poi ci sono degli altri termini. Questo si chiama, non so se conoscete sto teorema di analisi delle serie, avete visto o no? Ok? Quindi io sostengo che questa roba è circa uguale, cioè sto usando adesso l'approssimazione che x è minore di r, molto minore di r, e questo è uguale a k e x cubo, questo diviso r cubo che mi puzza, devo vederlo, e tengo questi pezzi qua, quindi è 1 meno 3 mezzi x al quadrato diviso r al quadrato. C'è quest'altro pezzo qua che trascuro perché questo è molto più piccolo di x diviso r, ok? Quindi io trascuro questo pezzo lo trascuro, cioè come se io dicessi
se x è molto meno di r, questa roba qua è praticamente r. Però non è proprio r, c'è quel... Quindi io trascuro questo e mi rimane questo pezzo qua. Non è proprio 1, però di fatto è così piccolo che lo posso ignorare. E vedete che ho un campo elettrico, che è proporzionale a x. E questo è quello che voglio. Ma non mi piace il fatto che ci sia R cubo là sopra, quindi fatemi guardare un attimo. Dimensionalmente è corretto però, eh? Dimensionalmente è corretto, giusto? Perché un campo elettrico, adesso sto ragionando, perché la forma non ho fatto il conto prima di venire qua, l'ho fatto l'anno scorso, e, però mi sto pensando a voce alta. Dunque, questo è dimensionalmente corretto? Sì. Perché un campo elettrico, io sto cercando di calcolare il campo elettrico, deve essere, a parte questa benedetta costante elettrica che è dovuta al sistema internazionale, è una carica diviso una lunghezza al quadrato. E qua ho una lunghezza al cubo, però c'è una lunghezza sopra, quindi dimensionalmente questo è corretto. Ok? E mi darebbe anche la dipendenza da x, e quindi quando io vado a farmi la forza di Lorentz, mi ritrovo che la forza di Lorentz è uguale a meno kx, dove la k è uguale a questa combinazione di parametri, perché metterei la q della particella che sto mettendo qua. Ricordate l'esercizio, avevo una q grande qua, compressiva, e mettevo qui una carica meno q, quindi la forza sulla carichetta è meno q per e, e quindi facciamo i passaggi perché così non mi perdo nemmeno io. La forza di Lorentz è meno Q per E, quindi sto prendendo quella espressione di E, o meno K E Q Q diviso R cubo, e c'è la X. Ho trascritto tutto? X Q grande R cubo K E, d'accordo, poi c'è il meno Q. E chiamo questa roba qua K. E quindi mi ritrovo la mia legge di Hooke, e quindi prevedo, guardando questa formuletta qua, dico: ah, la forza dipende da x proprio come una molla ideale, addirittura c'è una forza di chiamo, e quindi la particella carica andrà avanti e indietro di moto armonico, d'accordo? È quasi armonico, perché tutto questo è una serie di approssimazioni. E si approssima molto bene a un moto armonico puro, a un moto armonico vero, se x è sufficientemente piccolo. Voglio che lo approssimi meglio, scelgo una x più piccola, cioè posiziono questa carica qua, per esempio, non andrebbe bene con la formula, perché x è troppo grande rispetto a r. Quindi quella formula, per essere applicabile al nostro esperimento, la carica deve essere fatta partire da qua, da una x che è molto piccola rispetto alla r. Qui andrà avanti e dietro di moto quasi armonico, con magari una precisione di, non so, una parte su 10. Voglio una precisione migliore, allora la faccio partire da qua. Se la faccio partire da una distanza sufficientemente piccola, approssimerà molto bene, sempre meglio. Più piccolo lo faccio partire, più da vicino a zero lo faccio partire, approssimerà sempre meglio il moto armonico. Ma prima di dire che questa è la risposta, fatemi controllare, perché il conto... Vabbè. Ma sì, sarà questa. Verificate, poi se non siete d'accordo me lo direte all'orale. Non sono mica Dio. A me è venuto così. Va bene? Quindi capite come dovete usare questo teorema. Cos'è? 1 più x alla n è circa uguale a 1 più nx, ok? Dove n non è detto che sia un naturale, può essere un numero intero tipo meno 1, e può essere anche un numero razionale tipo meno un mezzo, o in questo caso era meno 3 mezzi, d'accordo? Questa approssimazione è molto utile in fisica. Già che ci sono e parliamo di anelli, e fate anche questo esercizio qui. Fate un anello, il solito anello,
non ci collo. Questo è il solito anello, ma questa volta immaginate che ci sia una corrente che circoli nell'anello. Qua c'è una corrente che esce e qua c'è una corrente che entra, ok? Quindi è un anello che è percorso da corrente, ha una corrente I ed è percorso in questo modo, ok? Sta uscendo dalla lavagna e entra. Questo è l'asse. Avete già usato BioSavart per calcolare il campo magnetico al centro della spira, calcolatelo in un punto che è lungo l'asse ma non al centro. Quindi di nuovo, questo è la distanza tra l'elemento di corrente che è quassù. Questo è l'elemento corrente di ripetaglia, c'è altro tutto quello che volete. Allora, com'è il campo magnetico in questo punto creato da questa corrente? Allora, mi sembrava di aver già fatto questo disegno un altro giorno, dovete usare BioSavart, quindi dovete fare il prodotto vettore dell'elemento di corrente per il versore che va dalla sorgente al punto matematico, quindi questo è il versore UDR, DL sta uscendo dalla lavagna, e quindi vedete che la B in questo punto è un campo magnetico che è, lo disegno sufficientemente alto, è una cosa del genere. Questo è il campo magnetico, il contributo differenziale del campo magnetico dovuto a questo elemento di corrente. Vedete che è a 90 gradi. Il suo dirimpettaio, se io riuscissi a disegnare con una certa precisione, è un contributo che è dello stesso modulo, ma se io disegnassi bene, è un campo che è così, dello stesso modulo, e dovrei avere la componente per di qua e la componente per di qua. Questa freccia verrebbe scomposta esattamente allo stesso modo, dove questo si compensa con quello. Invece avete due contributi, quindi se il disegno fosse fatto bene, per simmetria, no? Dovrei avere una cosa del genere. Quindi faccio in colori le due frecce, così è chiaro, visto che dopo ho scelto un punto dove le frecce sono così vicine. Questo qua facciamo in rosso e questa è la freccia associata a questo signore qua, che è una X, scusate, una X. Quindi questa è la distanza di questo punto dal punto matematico, e questa è la freccia pertinente. Invece questa corrente qua su che esce a questa distanza e la freccia è questa, d'accordo? Quindi ho questo lì, ho questo lì, che si sommeranno assieme. Quindi la domanda dell'esercizio è calcolare, capite qua, capite dalla simmetria, che il campo magnetico sarà un campo magnetico sempre lungo l'asse, i punti che stanno sull'asse, il campo magnetico sarà di là. Quindi quello che stiamo disegnando adesso, se questa è la vostra spira, visto un po' prospetticamente, la linea di campo associata ai valori del campo magnetico che sto calcolando in questo esercizio è quella famosa che è proprio lungo l'asse. La corrente sta girando così. Questa è la linea di campo che stiamo discutendo. Quindi per i punti vicini il campo magnetico sarà intenso, per punti lontani è sempre nella direzione lungo l'asse ma si indebolisce. Un punto che è di qua, il campo magnetico comunque sarà in questa direzione, come dovete convincervi. Io voglio sapere qual è il campo magnetico qua, quant'è? Quindi dovete fare quell'integrale, dovete fare la somma di questi. Sappiatelo fare, c'è su quasi tutti i libri di fisica, quindi è uno degli esercizi che vorrei che voi sapete. Quindi abbiamo anelli, anello, voglio che sappiate fare il campo elettrico, e per quello anche il potenziale. In magnetostatica voglio che fate punti sull'asse, perché non sono un sadico,
in campo magnetico. Ok. Di nuovo qua, questa componente chi è? Se questo è l'angolo, è di nuovo il coseno dell'angolo, è l'x diviso questa distanza, quindi questo è la componente per di qua, quindi è questo moltiplicato per il coseno. Ce ne sono due, fate il conto per cortesia. Quelli sono gli anelli. E i dischi? Sapreste fare i dischi? Il disco di un campo elettrico, il campo elettrico di un disco carico uniformemente. Com'è la strategia? Se questo è l'anello, visto un po' prospetticamente, e questo è l'asse, e questo è un punto, immaginate quindi di fare un integrale dove la carica considerate una corona circolare. Perché una corona circolare? E essenzialmente qui avete un anello, quindi se sapete fare l'anello, prendete la risposta dell'anello e trascrivete in termini della corona circolare. Chiaramente quindi il campo elettrico in questo punto creato dalla corona circolare dipende ovviamente dalla carica della corona circolare. Allora la carica della corona, chiamiamola così, corona, cosa sarà? Se il disco è un disco carica Q complessivo e la carica è spalmata in maniera uniforme e chiamiamo sigma la carica al metro quadro per unità di area e immaginate che la sigma sia costante, allora qual è la carica che è qua dentro? La carica della corona circolare è sigma 0 moltiplicato per l'area della corona circolare e l'area della corona circolare sapete ormai com'è, è 2pi greco il raggio della corona circolare per lo spessore della corona circolare. Quindi in realtà stiamo facendo corone, quindi non è differenziale, diciamo proprio incrementi, quindi farete la stima, farete una sommatoria e poi dovete integrare. Dovete integrare come? Ovviamente dalla corona circolare più piccola a quella di raggio massimo. Ok? C'è la versione magnetica di questa, dove sperimentalmente questo è anche stato fatto, credo di un certo Rollin, però dovrò controllare, casomai domani controllo e vi dico il nome. Questo signore ha preso un disco di plastica caricato, poi l'ha fatto ruotare il disco, quindi facendolo ruotare carica in movimento sono una corrente elettrica e quindi il disco ruotato creava anche un campo magnetico oltre che elettrico perché era carico. Quindi voi dovete immaginare un disco, se volete, che sta ruotando, quindi avete una certa carica, d'accordo, ma questo disco sta ruotando. Questo forse lo trovate sui libri, ne parlerò brevemente domani, dopo che ci ho pensato un po' il nome del tipo e sperimentalmente come è stato fatto. Quindi voi avete questo disco visto di faccia, e questo è l'elemento di carica. Quando fate ruotare il disco con una certa velocità angolare R, la carica che è al centro del disco non si muove, l'asse di rotazione è questo qui. Questa carica qua avrà una certa velocità, questa carica avrà una velocità che è metà, perché la distribuzione delle velocità è una cosa così, non vi pare? D'accordo? Quindi questa corona circolare qui, qual è la corrente? Dipenderà da quanta carica c'è nella corona, ma dipende anche dalla velocità con cui queste cariche ci girano. Queste cariche qua fuori sono di più perché la corona è più grande, ma hanno anche una velocità maggiore. Quindi ogni corona circolare ha la sua corrente. La singola corona circolare è assimilabile all'anello. Siccome l'anello l'avete saputo calcolare,
cercate di immaginare come sarebbe del disco, con però l'accorgimento che le varie corone circolari, questa qua, che corrente sta girando? Non la corrente I, ma la corrente che è pertinente al fatto che avete questa carica che sta muovendosi con una velocità angolare omega, cioè con una velocità quindi uno deve convertire questa carica è fatta a ruotare in una corrente. Sì o no? Pensateci un attimo. Quindi, altro è il disco. Abbiamo il disco punti sull'asse. Questo è un altro che potrei dare a uno scritto o un orale, quindi è nel vostro repertorio degli esercizi. Il disco, nel caso dell'elettric, nel caso elettrostatica, è un disco carico, un disco carico. Quindi voglio il campo elettrico sull'asse e anche il potenziale per quello. Il calcolo del potenziale in genere è più semplice, non vi pare? Se io vi chiedo se questo è il famoso anello che abbiamo fatto poco fa, l'anello poco fa, e questo era il punto, abbiamo visto che il calcolo del campo elettrico dovevo tenere conto della componente che mi era utile, dovevo avere il coseno. Invece se io vi chiedo il potenziale qua, non è un vettore, il potenziale è una somma di numeri che avranno dimensioni C, sì, ma non è un vettore. Invece il calcolo quindi del campo elettrico è un calcolo un po' più complicato, perché devo veramente fare il calcolo, sì, d'accordo, è un opportuno integrale, ma questa qua è la distanza vettoriale, cioè è la distanza. E questo mi dà questa freccia, ma se mi interessa quello devo tenere conto dell'angolo. Invece il potenziale non funziona così, quindi in genere vedrete che il calcolo del potenziale elettrostatico dell'anello del disco è più semplice da fare. Una volta che ho ottenuto quello, per ottenere il campo elettrico basterebbe fare la derivata e cambiare di segno, a meno che il docente non mi chieda di calcolare direttamente il campo elettrico, perché è un pochettino salico, dipenderà dal contesto, no? Quindi dovete esercitarvi a saper calcolare entrambi direttamente. Quindi disco carico in rotazione. Il bastone che avevo fatto prima, no? Questo è il bastone. Un asse era questo è il più semplice, mi pare che sia semplice, no? È ovvio che il potenziale qui è semplice calcolarlo, no? Lo sapete fare? Se io chiamassi qualcuno di voi fuori a farlo subito, lo sapete fare? Tutti che si fanno finta di scrivere, nessuno mi guarda in faccia. Lei saprebbe venire fuori a fare il calcolo? Perché non lo sa fare? Il calcolo del potenziale lo sapete fare? Questo è facile, no? Qua prendete e dividete in tanti segmenti, giusto? Quindi la carica Q è uguale a un eventuale lambda, che è suppongo che il bastone è il carico uniformemente, e la lunghezza, come l'avevo chiamato, lunghezza L, perché non ci sono pericoli in questo contesto. Quindi qual è il potenziale in questo punto creato da questa carica? Qual è il potenziale in questo punto creato da questa carica? Non fate altro che sommare. Quindi, questo qui, come avevamo messo le quote? Era forse x uguale 0 qua, non ricordo più, se l'ho messo qua o qua. Dove l'avevo messo? Lì. Qua, dove ce l'ho adesso? Questo x uguale a 0, e il bastone lungo L, e quindi questo punto è x, quindi questa distanza qua è x meno L, d'accordo? Quindi io farò la solita costante elettrica 1 su 4 pi greco epsilon 0. Questa Q, quanto è questa Q? Questi segmenti sono larghi delta x, questo è la delta x1, questo è la delta x
iesima, perché questo è l'iesimo segmento, questo è il primo e questo è l'ennesimo. Capite? No. Fare una stima. Quindi avete che il potenziale nel punto X è uguale alla sommatoria di, della carica che è ha usato lambda 0, quindi è lambda 0 delta XI, quindi questa qua è la carica che qui in questo, magari lo faccio in rosso, la carica che qui quanto è? La carica che qui, cioè nell'iesimo segmento, è uguale a lambda 0 per la lunghezza dell'iesimo segmento. Okay. Quindi questo è, facciamo così, così vi conoscete, faccio per tutti i passaggi, QI diviso RI, questo è il potenziale, è la somma dei potenziali elettrostatici create da tutte le cariche. Ovviamente più C, ma il fatto che questo bastone è rinchiudibile da una scatola di dimensioni finite, normalmente si pone C uguale a 0, non la si scrive, e si sta essenzialmente dicendo che all'infinito, dove non ci sono le cariche sono la scatola, all'infinito state mettendo V uguale a 0. Quindi questo concettualmente è il potenziale elettrostatico in quel punto, è la somma dei potenziali di tutte le cariche. Però adesso specificate, questo è uguale, vabbè, 1 su 4 più greco, epsilon 0, ma avete questo sistema internazionale, questo è lambda 0 delta XI, perché quello è la carica esima, e la distanza dell'iesimo dalla carica, dal punto matematico, come la indichiamo? La indichiamo con forse la scelta di mettere x uguale a 0 qua non era la più felice, perché questa è la distanza qua, e quindi cos'è? È x, vedete che non era la più felice? Forse è una... quale potrebbe essere una scelta più intelligente? Ho un'idea migliore, vediamo un attimo. Direi di mettere, benché il punto matematico qua, che ne dite se chiamiamo questo x uguale a 0? Così la carica più vicino è a una distanza che adesso specificherò. Cioè propongo di fare... anzi è interessante questo fatto, perché vedete che ho il problema di scrivere la distanza della carica iesima dalla posizione del punto matematico. Allora è chiaro che io ho ben chiaro nel disegno qual è la distanza, ma sto cercando di trovare un modo per scriverlo per poi trovarne un integrale, no? Allora forse la scelta migliore è di, se questo è il bastone con i suoi segmenti, forse la scelta migliore, e questo è l'asse, è che dove c'è il punto matematico metto questo x uguale a 0, quindi questa distanza qua, la distanza del punto matematico da questo estremo del bastone la chiamo, che so, A, e la lunghezza del bastone la chiamo, come l'avevo chiamato, L, ok? Allora è evidente che questa carica qua sta alla distanza L più A. Questa qua sta alla distanza A. La iesima, questo signore qui, la chiamiamo alla distanza X. D'accordo? Quindi ho la sommatoria, cioè il potenziale nel punto P, ovvero nel punto X uguale a 0, è uguale, d'accordo? 1 su 4 pi greco epsilon 0, ho la sommatoria di lambda 0 a delta XI, diviso la distanza di questo da questo, ma che chiamo x, cioè chiamo questo l'asse x, e quindi questo è x uguale a 0, questo è in una certa posizione x. Vedete che questa, aver scelto x uguale a 0 qua è più naturale, siete d'accordo? Che averlo messo qui non è stata la più felice. Mi trovo il problema pratico, molto pratico, concettuale non c'è un problema. È chiaro che non bisogna fare, il problema è scriverlo giù in maniera che poi si riesce a individuare i risultati in maniera semplice, con una matematica trasparente, e quindi questo diventa XI. È evidente che questo esce fuori dalla sommatoria, quindi ho lambda 0 diviso 4 pi greco epsilon 0, ho la mia sommatoria che è la mia delta XI
diviso la XI. Ed è evidente che quando faccio il numero di segmenti arbitrariamente grande e molto sottili, mi vedo l'integrale in faccia. Era molto più contorto quello che scrivevo se mettevo il squadra 0 a 4. Quindi vedete, c'è, serve un po' di creatività negli esercizi, un po' di esperienza. E basta che uno non li faccia per un anno e fa presto a dover riprendere. Infatti c'è un famoso detto, il problema degli esercizi fisica è che non rimangono risolti. Cosa vuol dire? Che uno studia l'esame, sa fare un suo repertorio di esercizi, passa un mese non può, e poi non sa più fare gli stessi esercizi. Figura lo stesso vale per un docente. Se passa un anno e non si arriva, non rimangono risolti, cioè dovete ogni volta pensare, non sono esercizi che si possono così, una capita track. Quindi questo diventa che V nel punto x uguale a 0, che dov'è il punto matematico, è 1 su 4 pi greco epsilon 0, l'integrale, ovviamente c'è la lambda 0, mi sono dimenticato, lambda 0, per x su x, e gli estremi di integrazione sono dalla x più vicina, che è questo signore qua, che è, come l'ho chiamato, la distanza a, ma in un'altra sta mensola, alla distanza maggiore, che è tutta questa, che è a più l. E quindi voi avete lambda 0, 4 più greco epsilon 0, logaritmo naturale di a più l, diviso a, ok? Questo è il potenziale in quel punto là. È chiaro che se io vario la posizione del punto, sto variando a, sto variando a. Quindi questo in realtà io potrei pensarlo come il potenziale è funzione di A. Qual è la variabile qua? La variabile è la posizione, voglio variare la posizione del punto. Che caldo! Io voglio variare la posizione del punto, quindi io sto variando A. Se voglio sapere come varia il potenziale a seconda di dove piazzo il punto matematico, quindi io sto variando A. Quindi dovete vedere questo come una funzione di A. Va bene? Quello che io ho chiamato A. Va bene, pensateci un po' a questo. A questo punto qual è il campo elettrico? In quel punto il campo elettrico è uguale, visto che il campo elettrico a questo punto è, se questa è una distribuzione positiva, il campo elettrico è una freccia che è in questa direzione. Ma cos'è il campo elettrico? Il campo elettrico è la derivata di V cambiato di segno. La derivata di V rispetto a cosa? Cioè voi dovete pensare di spostare il punto matematico di un pochettino e vedere l'effetto che fa sul potenziale elettrostatico. Quindi dovete fare la derivata di questa funzione qua rispetto alla variabile che state variando, ok? Che in questo caso vale A. Dovete pensare di spostare il punto, è chiaro? Cos'è il potenziale? Cos'è il campo elettrico? Il campo elettrico è la derivata che avete di segno. Quindi per sapere la derivata cosa dovete fare? Spostarvi un pelo e capire come cambia. Se spostandovi da qua a qua vedete che il potenziale scende, allora vuol dire che il gradiente è di qua e il campo elettrico è di là. Se invece spostandovi da qua a qua vedreste, se vedevate che il potenziale cresceva, il gradiente era di là e il campo elettrico sarebbe stato di qua. Quindi il campo elettrico, per sapere cos'è il campo elettrico, dovete variare la variabile, scusate il gioco di parole, ma è così. Dovete variare il potenziale come? Variando il parametro dalla quale dipende. Da cosa dipende? Da A. Quindi dovete fare la derivata di V rispetto a A, cambiare di segno. Perché il segno? Perché i fisici ci mettono il segno. Che ore sono? Meno 10? E il campo elettrico come lo calcolereste? Questo è calcolandolo facendo meno la derivata. E il campo elettrico come, cosa cambierebbe in questo conto? Cosa cambia in questo conto?
del campo elettrico, se fate il conto diretto, il campo elettrico ci avete la distanza al quadrato, non vi pare? Non qua, è qua giù, questo l'avevamo cassato. La formula concettuale è questa. Quindi, vedete che il campo elettrico, quando l'appunto matematico è nella posizione A, è uguale al quadrato, al quadrato. Fate la verifica. E se io vi chiedessi il campo elettrico creato dal bastone sull'altro asse, se questo è il bastone, sempre di carica Q, carica distribuita in maniera lineare, omogenea, e io vi chiedo di calcolare non lungo questo asse il campo potenziale elettrostatico, il campo elettrico, ma lungo questa asse simmetria. Ammesso che io lo disegni in maniera corretta, deve passare per il centro, no? Per il centro è qua. Se questa è una carica positiva, dall'altra parte avete una carica positiva, quindi è abbastanza evidente che in questo emisfero, non è la parola giusta, in questo bastone, guardate i punti sopra e i punti sotto, d'accordo? Punti sopra e punti sotto. Questo è un bastone, non è un piano, è un bastone. Allora, in questo punto il campo elettrico sarà in questa direzione, per simmetria, no? In questo punto il campo elettrico sarà in questa direzione. Quindi attenzione a questo. E io vi chiedo il campo elettrico in questo punto qua. Come fate? Di nuovo, dovete fare una sommatoria. Avete questi contributi qua, questi due derivati, poi avete questi, fate il calcolo fino a questi qua, il bastone si esaurisce qui, quindi il bastone ha una certa lunghezza L e dovete integrare opportunamente, chiamate questo punto qua x uguale a 0, questo è il punto x uguale a 0, e dovete integrare in questa direzione e anche in questa. Quindi voglio il campo elettrico di un bastone . Meditate su questi esercizi, li trovate su tutti i libri. Bastone. Due assi. Punti. Come posso scrivere? Punti sull'asse del bastone. E magari disegno così. Questo è cosa intendo, questo punto qua. E punti sull'asse perpendicolare al bastone passante per il centro. Quindi se questo è il bastone, io voglio il punto del campo elettrico là. Fate questo è elettrostatica. Non c'è un problema analogo magnetostatico. Qua vedete c'è la versione magnetica di questi due, qua è solo elettrico, elettrostatica. E quindi fate non solo il calcolo del campo elettrico, ma anche il calcolo del potenziale, campo elettrico e potenziale. Questo qua. Il filo infinito. Abbiamo usato la legge di Gauss per calcolare il campo elettrico di un filo rettilineo. Voi potreste prendere questo bastone qui, questa versione qua, ed estendere il bastone, prendere il risultato e fare il limite per la lunghezza del bastone che diventa infinito. Provate quello. Vorrei avere il campo elettrico, calcolo diretto, e il potenziale elettrostatico, calcolo diretto. Dovete fare gli integrali. Domani magari abbozzo qualcosa. Fate una lista di esercizi che dovreste essere in grado di affrontare. Li trovate sui libri. Faccio una bozza, quindi voglio... Questo è il filo
filo infinito, indefinito, mettiamo così, indefinito. Filo si intende rettilineo, quindi voglio campo elettrico e quindi che notazione sto usando? Diciamo così. E V. Ma c'è anche la versione magnetica in cui avete la corrente che circola. Abbiamo usato ragionamenti di simmetria e la legge di Ampère per dedurre il campo magnetico di un filo rettilineo. Sapete già la risposta. Sapreste ottenerla direttamente usando la legge di Biot-Savart? Cioè, se questo è un punto della lavagna e volete sapere il campo magnetico qua, cosa dovete fare? Beh, c'è sicuramente questo contributo di corrente e questo contributo di corrente va di là, il suo versore UdR va di qua e quindi vedete che dV è così, UdR è così, quindi il campo magnetico qua sta entrando. Ma c'è anche questo contributo. E quindi questo è il versore UdR, dL è di là. E anche questo entra, quindi il contributo in questo punto, il contributo in questo punto, il campo magnetico in questo punto, creato da questo contributo, è entrante. E il contributo dovuto a questo? Questo è la direzione della corrente, questo è il versore UdR, come vedete, entra anche lui. Tutti questi contributi contribuiscono a un campo magnetico in questo punto sempre entrante, cioè i vari contributi dovuti a questo infinitesimo, questo è il corrente infinitesimo, questo è il corrente infinitesimo, tutti quanti entrano, quindi non c'è nessun dubbio sulla direzione di B. Ma qual è il modulo? Allora chiamate questo punto x uguale a 0 e cercate di capire come varierà in questo punto il modulo creato da questo signore rispetto a quando considero questo. Cosa sta cambiando? Ovviamente la distanza, no? È la distanza che sta cambiando e c'è anche la dipendenza dal seno dell'angolo, non vi pare? Perché il prodotto Biot-Savart mi dice che devo fare il prodotto vettore così. La dipendenza dalla distanza è quello che uno si aspetta perché viviamo in un mondo tridimensionale. La dipendenza va 1 sulla distanza al quadrato. Per un contributo puntiforme, un contributo molto piccolo, è chiaro che il campo magnetico in questo punto, creato da una sorgente lontano, diminuirà con la distanza 1 sulla distanza al quadrato. Ma c'è anche la dipendenza angolare, perché il modulo di questa roba è il modulo di L, d'accordo, il modulo di UR che è 1, ma c'è questo benedetto seno dell'angolo. Quale angolo? Guardate il disegno. Qual è l'angolo? E questo angolo qua, tra, qual è, come funziona il prodotto vettore? Qual è l'angolo? È l'angolo di cui dovete far ruotare il primo per andare sul secondo, giusto? Quindi l'angolo è questo qui. L'angolo è questo. L'angolo è questo. L'angolo è questo. Quindi quando questo è molto lontano, com'è l'angolo? L'angolo di qua va verso pi greco. Di qua l'angolo tende a zero, come vedete dal disegno, no? Giusto? Quindi si tratta di scrivere il contributo evidenziando l'angolo e poi integrando l'angolo opportunamente. Provate a guardare sui libri questo integrale, tutti i libri lo riportano e dovreste essere in grado di fare questo.